Benvenuti alla diretta di stasera. Stiamo sperimentando i vari orari. Ieri siamo andati in onda alle 21:45, ci hanno detto andate in onda un po' più tardi, un po' prima, perché così non facciamo troppo tardi, e allora abbiamo anticipato di un quarto d'ora. Tanto grazie, ieri una diretta clamorosa con 23.300 visualizzazioni, oltre 1.500 commenti, davvero davvero grazie. Marianna Puzzo, Mirko De Carli, Alberto Agus, Stefano Sigali, Giovanni Marco Tullio, Barbara Putignani, Paola Ganza, siete i primissimi ad arrivare. Saluto Roberto Barbieri, Rosa Eleonora degli Esposti, Gerardo Santomauro, il sindaco di Ventotene, che saluto con grande affetto, Giovanna Arminio, Save Charlie Gard, scrive Val Bio ed è evidentemente il titolo della nostra diretta di oggi. Questo sicuramente il nostro titolo. Vi chiedo, oggi è una serata importante, daremo anche delle indicazioni concrete. È il 4 luglio, sono con la bandiera americana, come vedete. Giornata importante della dichiarazione di indipendenza. Facciamo davvero un invito a seguire la diretta a tutti gli amici. Oltre a condividere la diretta sul vostro profilo, se potete, fate anche l'invito ai vostri amici per partecipare a una diretta in cui abbiamo delle cose importanti da dire anche dal punto di vista operativo rispetto a questa vicenda Charlie Gard, che proprio nelle ultimissime ore ha fatto segnare una serie di novità importanti. Saluto Mario Antonucci, Paolo Pasanisi, Zingarello, Anna Russo, tutti gli amici che si sono connessi. Vi chiedo un mi piace, un condividi come sempre alla diretta, ma anche se riuscite e se potete invitate i vostri amici a seguirla, perché quello che abbiamo da dire oggi ha, diciamo, particolare rilevanza. Dunque, ieri possiamo dirlo, credo, le cose che abbiamo detto durante la diretta, anche per i numeri che ha fatto quella diretta, sono arrivate all'orecchie di molti potenti, anche del governo italiano, che ieri abbiamo sollecitato, e questo ha avuto un qualche effetto di cui oggi parliamo. Ci sono le bellissime donne del Popolo Famiglia, Giovanna Arminio, Maria Marrosu, la Maria Chiara Nordio, c'è Paul Freeman, Gianluca Sambataro, Alessandra Tumino, Maria Pia Cardinale. Vi chiedo dunque il mi piace e condividi, e in più, se potete, uno sforzo in più, invita i tuoi amici a seguire la diretta di oggi. Saluto anche Patrizio Alessandrini, Michela D'Adamo, Maddalena Montanini, Anna Russo saluta il carissimo popolo. Ecco, sì, siamo popolo, ci siamo dimostrati popolo in questa vicenda. Cerchiamo adesso di ricostruire le novità delle ultime ore, perché sono state davvero moltissime. C'è stata una mossa ufficiale dell'ospedale Bambino Gesù, che ha richiesto il trasferimento di Charlie Gard. Questa è una cosa che è accaduta formalmente. Alla richiesta di trasferimento è stato opposto un diniego per ragioni legali dal Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato Charlie. Quindi, ripeto, una richiesta formale è arrivata dal bambino Gesù. Alla richiesta formale si è opposto un diniego per motivi legali dal Great Ormond Street Hospital di Londra. Ci siamo, questo è il presupposto delle ultime ore, perché bisogna comprendere quello che sta accadendo. Cosa dicono quando dicono i motivi sono legali? Lo scopriamo da un intervento dell'ambasciatore italiano a Londra, sempre presso il GOSH. Quando parlo di GOSH è
l'acronimo di Great Hospital, Great Ormond Street Hospital, d'accordo? Great Ormond Street Hospital, GOSH. Quali sono queste ragioni legali? L'abbiamo capito attraverso un intervento dell'ambasciatore italiano a Londra, che ha chiesto cosa sono queste ragioni legali, e il GOSH ha dichiarato: siamo con le mani legate da due sentenze. Bene, quali sono queste sentenze? Voi sapete, l'abbiamo detto nelle scorse dirette, che ci sono state tre sentenze britanniche e una quarta della CEDU europea, tutte omogenee alla volontà dei medici di staccare la spina a Charlie. Perché parlano di due sentenze? Perché considerano una unica sentenza, quella della Corte Suprema britannica, che arriva dopo la sentenza dell'Alta Corte, dopo la sentenza della Corte d'Appello, a suggellare il percorso giuridico britannico. Quindi la prima sentenza è quella della Corte Suprema. La seconda sentenza a cui fa riferimento il GOSH, ripeto, Great Ormond Street Hospital, è la sentenza della CEDU, altro acronimo che sta per Corte Europea dei Diritti Umani, che è un organismo non dell'Unione Europea, ricordiamocelo sempre, un organismo che raggruppa, diciamo così, 40 paesi che hanno aderito alla CEDU. Un'altra battaglia l'Italia dovrebbe fare, l'uscita dalla CEDU, anche perché quello che non vi ho raccontato è che la sentenza della CEDU è stata emessa da un collegio presieduto da un magistrato italiano che si dichiara anche cattolico. Figuriamoci un po'. Bene, allora mettiamo insieme tutti questi elementi. Hanno detto: non trasferiamo Charlie per ragioni legali. Dunque, per queste due sentenze sono sentenze di morte. Quando i medici dicono ci sono ragioni legali, dicono c'è una sentenza, ci sono anzi due sentenze che dichiarano che quello che noi medici del GOSH abbiamo dichiarato, cioè che Charlie deve morire, deve essere anche praticato. D'accordo? Allora, questa è la situazione. Manuela Ponti dice che si blocca la diretta, a me sembra molto fluida, quindi datemi indicazioni, mi sembra che stia andando in maniera molto fluida, vi chiedo di, ripeto, invitare i vostri amici a seguire la diretta perché oggi stiamo facendo dei passi molto concreti che possono arrivare a dare una spinta, non possiamo soluzionare nulla noi, ma possiamo dare un segnale di una mobilitazione popolare molto ampia, con queste dirette che sono estremamente partecipate, che quindi sviluppano e sprigionano energie che poi ieri sono riuscite anche a muovere qualche meccanismo governativo. Intanto saluto Paola Belletti, saluto Don Damiano Cavallaro, saluto Vittoria Polacci, Sabino Sabini con il decisivo gruppo preghiera del popolo della famiglia, Marzia Favero. Allora, mi dite tutti che prosegue fluida, me lo dice anche Pippo Imbesi e io mi fido, come mi fiderei di mio padre, di Pippo Imbesi, quindi la diretta è fluida. Chi non ce la fa in questo momento, magari a seguire la diretta, basta che stacca e poi si riattacca e può seguirla tranquillamente. Saluto anche Maria Rachele Ruiu, Paolo Pasanisi dice si è bloccata, ma ripeto, staccate e riattaccate, dovrebbe essere tutto ok. Saluto Leonardo De Stefano, Federico Pieroni, Francesca Giorgi. Allora siamo a questo punto. C'è dunque l'ospedale che dice al Bambin Gesù abbiamo problemi legali, interviene l'ambasciatore italiano a Londra, chiede quali sono queste ragioni legali. Le ragioni legali sono due sentenze, dice il GOSH, cioè il Great Ormond Street Hospital. Due sentenze che vincolano alla morte Charlie Gard, come determinato dai medici che inizialmente hanno aperto questo contenzioso con la famiglia, finito appunto in tribunale. C'è anche Vito Antonio Colucci, c'è Stefano Bataloni, c'è Sara Pugliatti Lucania, c'è la bellissima Francesca Patuzzi, c'è Costanza Arrigoni, Claudia Brignoli, saluto tutti voi e vi chiedo davvero un mi piace, un condividi alla diretta e soprattutto l'invito
ai vostri amici a seguire la diretta, perché oggi diremo delle cose importanti su come agire in questo frangente così complesso. Allora, il passaggio successivo qual è stato? Il passaggio successivo, questi sono tutti passaggi oggettivamente negativi, lo dobbiamo dire con franchezza. Tutti questi passaggi sono oggettivamente negativi e stanno a significare, l'ho detto, quello che è stato esplicitato da un medico radicale, cioè del Partito Radicale, attualmente purtroppo dirigente del Partito Democratico a Torino, che con grande chiarezza e grande nettezza ha detto che i medici devono tenere la schiena dritta contro il Vaticano. Ha pubblicato delle vignette oscene, è un medico molto noto per essere abortista, orgogliosamente abortista, fastidiosamente abortista. Si chiama Silvio Viale e purtroppo però ci sta raccontando proprio dal punto di vista del medico quello che potrebbe essere il punto di vista dei medici del GOSH, del Great Ormond Street Hospital, cioè l'idea che non debbano cedere alla pressione dell'opinione pubblica, che è particolarmente un'opinione pubblica italiana, capiamolo chiaramente, è un'opinione pubblica italiana, perché dal punto di vista dell'opinione pubblica britannica, i media britannici hanno dato pochissimo rilevanza alla vicenda Charlie Gard. La stiamo seguendo con questa attenzione, soprattutto noi in Italia. E allora, per questa ragione, i medici sentono di poter resistere. Dicevo, finora sono notizie negative. Negativo sicuramente il no opposto al bambino Gesù, negativo perché opposto per ragioni legali, negativo il responso ottenuto dall'ambasciatore britannico italiano a Londra, che ha avuto proprio dal Great Ormond Street Hospital l'indicazione che queste ragioni legali sono le due sentenze, quella britannica e quella europea, che sono sentenze di morte. Ora è arrivata però un segnale positivo. Qual è il segnale positivo? La presa di posizione esplicita del segretario cardinale di Stato Pietro Parolin. Pietro Parolin, segretario cardinale di Stato, ha dichiarato proprio poche ore fa, in maniera fondamentale, che il Vaticano farà tutto il possibile per superare gli ostacoli legali che impediscono il trasferimento di Charlie al Bambin Gesù. La presa di posizione del segretario di Stato, che lo ricordo per chi non è avvezzo con le gerarchie vaticane, equivale al numero 2 della Santa Sede e al ministro degli esteri della Santa Sede. Tanto saluto Mattia Di Angelo, che dice: ti elemosino un saluto. Questa presa di posizione, dunque, del cardinale segretario di Stato è evidentemente una notizia positiva, perché posiziona il Vaticano ben oltre addirittura le parole riferite dal portavoce del Papa su una posizione evidentemente esplicita a difesa della vita di Charlie Gard. Oggi uccidere Charlie Gard significa uccidere facendo uno sfregio al sentimento religioso di oltre 1 miliardo di cristiani e anche all'autorità della Santa Sede. È un conflitto, dobbiamo averlo chiaro, è un conflitto estremamente evidente. Silvio Viale ci regala, per certi versi, la fotografia di quello che può pensare un medico londinese, dicendo: io non voglio cedere alla pressione che arriva dal Vaticano, io sono medico, sono scienziato, ho due sentenze di morte dalla mia parte, le applico. Dall'altra parte, la forza e la grandezza di un popolo, che l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, è il popolo italiano, che riesce a far sì che questa sentenza di morte sia fermata, sia bloccata, sia resa non applicabile. Se terremo alta l'attenzione, per questo io mi sto anche prodigando con queste dirette serali, e spero che voi possiate farle arrivare a più persone possibili. Invitate i vostri amici, fate la condivisione sul vostro profilo.
E un mi piace alla diretta consente la visualizzazione a più persone possibili. Don Francesco Colamonaco dice che è una offesa a tutta l'umanità e denigra quella che è la vera vocazione dei medici. Saluto Giovanni Mazzotta, Clara Bordignon, Irene Staiano, Sara Deodati, Mauro Lo Sapio, Isabella Deiana. L'elemento fondamentale ora è la nostra mobilitazione, perché c'è un fattore di questa vicenda che vi ho raccontato che ancora non si è messo in gioco. Sappiate, vi do la notizia in anteprima, che domani ci sarà un colloquio telefonico tra il Ministero degli Esteri italiano, Angelino Alfano, e il suo omologo britannico, che si chiama Boris Johnson. Il soggetto che ancora non si è mosso in questo scacchiere, che è diventato uno scacchiere politico internazionale, dove sapete che ieri c'è stata anche la mobilitazione da parte di Donald Trump, è il governo britannico. Alessandra Dumino mi chiede: riusciremo a fermarla, Mario? Riusciremo a fermare la sentenza di morte se riusciremo a far muovere il governo britannico, facendo avvertire la pressione sul governo britannico e in particolare su Theresa May, il presidente del Consiglio, anzi il Prime Minister, il primo ministro britannico, che a oggi ancora non ha fatto sentire la sua voce e che ovviamente sente vincolata la propria condizione dalle sentenze di tribunali britannici. E dunque questo elemento è un elemento di snodo effettivo. Dobbiamo trovare, ho pubblicato da qualche parte le email di tutti i leader britannici. Bisogna arrivare al cuore del potere britannico. C'è chi dice la regina, noi abbiamo anche chiesto al Quirinale, cioè al Presidente della Repubblica, di scrivere alla regina Elisabetta, ma quello che dobbiamo fare è fare pressione direttamente noi, quelli della diretta, scrivendo a Theresa May. Vittoria Polacci è una di quelli, ecco qui, una del popolo della famiglia che ha scritto a Theresa May. Se Vittoria Polacci adesso ci scrive l'indirizzo email dove scrivere a Theresa May, quello che possiamo fare davvero di pratico dentro l'orizzonte di questa diretta è proprio a far arrivare la pressione che abbiamo così bene fatto arrivare sulle autorità vaticane, sulle autorità italiane attraverso le dirette di questi giorni, farla arrivare anche al premier britannico Theresa May. Se durante la diretta riusciamo a far avere, adesso io non ce l'ho sotto mano, l'indirizzo email di Downing Street, cioè della sede del governo britannico, non del governo, del primo ministro britannico, noi possiamo scrivere a lei direttamente. Giuseppe Brienza giustamente dice: non facciamoci troppe illusioni sul ministro degli esteri britannico, che è Boris Johnson ed è un laicone. Ed è un dichiarato sostenitore delle tesi LGBT. È verissimo, infatti, per questo il colloquio telefonico di domani che ci sarà tra Angelino Alfano, ministro degli esteri italiano, e Boris Johnson, ministro degli esteri britannico, è probabilmente non utile, perché non porterà a nulla. Emanuele Di Leo ha per le mani l'indirizzo di Theresa May. Vittoria Polacci ha trovato l'indirizzo di Theresa May sulla lista che ho pubblicato. Infatti, se qualcuno vi mette semplicemente una riga con l'indirizzo email di Theresa May, riesco a dirlo anche in diretta, e così dicendolo in diretta possiamo far scrivere molte persone. Intanto vi chiedo, però, sempre per questo, di far un mi piace, un condividi alla diretta e invitare i vostri amici a seguirla adesso, proprio adesso. Un mi piace, un condividi ora, un invitare i vostri amici a seguirla ora. Perché se saremo in moltissimi, come siamo in moltissimi, ieri 23.300, tante persone per una diretta Facebook, cioè a livelli da, voglio dire, ascolto da rete satellitare, ma ci siamo quasi, insomma, eh. Ci siamo quasi. Mi serve un indirizzo email, amici. Non mi date link, non mi date cose. L'indirizzo email, molto semplice.
Sarà Teresa May, chiocciola, non mettete un post con tutti gli indirizzi. Mi serve l'indirizzo email di Teresa Mail, di Teresa May. Allora, qui c'è un link che pubblica Pasanisi Zingarello, email.number10. Dario De Marchi dice: quando eri tra le file del PD ti si chiamava Marione il Laicone. Dario De Marchi, mi avete mandato nel PD 2 volte a processo per omofobia. Sono l'unico dirigente nazionale del PD finito 2 volte a processo per omofobia. Non raccontate cose che non esistono, evidentemente, no? Allora, c'è questo link. Non mi date la lista, amici miei, non voglio la lista, vorrei un cavolo di indirizzo email. So che quello è il link all'email, non è un link, cioè si apre un form e scrivete a Teresa May. Quel chiocciola Teresa underscore May che pubblica adesso Marimar è l'indirizzo di Twitter, mi serve. Alessio Emanuele Di Leo mi ha rimesso una cosa di righe. Non mi dovete mettere le righe, mi dovete una riga sola. Ecco l'indirizzo. Brava Emanuela Pongiluppi. Meiti chiocciola parliament.uk. Ok? Meiti chiocciola parliament.uk. Maurizio Cariani dice: ma Mario, pensi che la May sconfessi indirettamente 3 sentenze? Siamo in Inghilterra, non in Italia. Quelli sono tutti solidali. Amici miei, io sono pronto ad accettare qualsiasi conseguenza, evidentemente, della nostra azione. Possiamo perdere. Però ho imparato dal 27 giugno scorso, quando la sentenza di morte definitiva della CEDU è stata emessa e tutti si aspettavano la morte di Charlie nelle ore successive, io stesso ero convinto che sarebbe accaduto. Mi sono convinto che la nostra mobilitazione è una mobilitazione che produce miracoli. Come ho detto ieri, io non penso, prego. E ho visto, lo sto vedendo, oggi è 4 luglio, festeggiamo oggi gli 11 mesi di vita di Charlie Gard. Lo festeggiamo, 11 mesi di vita di Charlie Gard. Amici miei, impegniamoci per essere ancora qui il 4 agosto a celebrare il compleanno di Charlie Gard in vita, così come oggi celebriamo i suoi 11 mesi e gli inviamo gli auguri per la forza, la determinazione, la capacità di muovere il mondo che ha avuto questo bambino immobile. D'accordo? Questo è quello che io sono assolutamente convinto d'aver visto, come avete visto tutti voi. Alessio Maltagliati dice: che senso ha prolungare la sofferenza di un bambino? Che senso ha ucciderlo, Alessio? Che senso ha ucciderlo se i genitori di questo bambino dicono deve restare in vita? Evergeno dice: ci vuole coraggio e perseveranza, forse ci vuole tanta fede, amici miei, tanta fede con coraggio e perseveranza, ma quello che stiamo vedendo, che stiamo vedendo realizzare, è un miracolo, e noi su questo miracolo dobbiamo continuare a costruire battaglia, organizzazione, capacità di incisività su questo terreno. Fa 11 mesi Charlie Gard oggi, è il 4 di luglio, festa dell'indipendenza, bandiera americana, ci sono dei teschi qua, c'è il simbolo della morte. Certo, può esserci la morte alla fine di questo processo. Ma sicuramente Charlie ha reso evidente che questo precedente incredibile della soppressione contro la propria volontà e contro la volontà di chi detiene potestà genitoriale per sentenza è un atto barbaro. E chi ha sollevato il capo, chi si è alzato in piedi, per usare la terminologia di San Giovanni Paolo II, è il popolo cattolico italiano. Il bambino, come dice Simona Marinosci, non è in stato vegetativo. Prende il ciuccio, apre gli occhi, stringe il suo giochino con la mano. Allora, andate da Emanuela Pongiluppi che vi dà l'indirizzo email di Teresa May, ve lo dà preciso, scrivete a Emanuela Pongiluppi in privato, eh?
C'è un form sul sito del governo britannico e c'è l'indirizzo di Theresa May come parlamentare. Poi c'è il profilo Twitter di Theresa May, chiocciola Theresa underscore May, dove potete scrivere, fate arrivare attraverso qualsiasi di questi mezzi la pressione su Theresa May. L'indirizzo come parlamentare è May T. Tutto attaccato, chiocciolaparliament.uk è l'indirizzo da parlamentare. Poi c'è sul sito del governo inglese che è www.gov.uk il form dove inviare l'email, email.number10.gov.uk e lì vi si apre un form, oppure su Twitter potete fare chiocciola Teresa underscore May e quello è il profilo Twitter. Quello che importa è adesso far arrivare questa pressione presso il numero 10 di Downing Street, cioè la sede del primo ministro britannico. E questa è la chiave adesso. Si è mossa la Santa Sede, si è mosso il governo italiano, si è mosso la presidenza americana. Ora ci serve un intervento del governo britannico che è l'unico che può snodare la condizione rispetto alla quale l'ospedale Gosh di Londra oggi dice: io non ho le mani legate da due sentenze. Solo il potere esecutivo britannico può intervenire sulle sentenze del potere legislativo. La situazione è, in termini culturali e giuridici, estremamente complessa. Ho citato Silvio Viale per darvi il punto di vista del medico radicale che, evidentemente, se voleva staccare la spina a Charlie Aborigine, aveva quel tipo di atteggiamento. Pippo Imbesi mi chiede se la regina Elisabetta non ha nessun potere per fare pressione. Ha un potere molto generico di moral suasion, ma tradizionalmente non interviene in queste vicende, anche se ovvio noi l'abbiamo chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di intervenire anche presso la regina. Resta il fatto che la cosa più efficace in queste giornate è stata la dimostrazione di capacità di mobilitazione popolare che abbiamo avuto anche attraverso questo strumento. È stato uno strumento straordinario di cui vi ringrazio davvero. La partecipazione di questi giorni è totalmente senza precedenti. Lo ripeto, 23.300 visualizzazioni nella diretta di ieri, oltre 22.000 nella diretta dell'altro ieri. Forse oggi faremo un nuovo record. Vuol dire che abbiamo parlato a decine e decine di migliaia di persone, costruendo con un piccolo strumento artigianale, non è nient'altro questo che un cellulare e un'infrastruttura quale quella di Facebook, un meccanismo che riuscisse a toccare il potere e le sensibilità di quelli che potevano cambiare le cose. E le cose sono cambiate perché Charlie non è morto. Oggi, lo ripeto, 4 luglio 2017, Charlie Gard compie 11 mesi e il nostro obiettivo è portarlo adesso al compleanno del 4 agosto 2017, stando qui tra noi in diretta, spero davvero, da qui a un mese, per celebrare il suo compleanno. Dobbiamo aver però chiaro tutta la dimensione giuridica della vicenda e anche la dimensione mediatica, perché quello che noi stiamo facendo è il contraltare con la nostra diretta. Ve lo richiedo, condividetela sul vostro profilo, invitate gli amici a seguirla in questo momento, fate invita ogni amico a venire a seguire questa, perché noi siamo il contraltare a un'operazione sporchissima che è stata fatta da Associated Press. Pensate, Associated Press è la più importante agenzia stampa del mondo, AP, nota per noi, diciamo, giornalisti con l'acronimo AP. Bene, Associated Press, appena ha saputo dell'intervento del Bambin Gesù, che chiese, si rese disponibile 48 ore fa a cogliere Charlie Gard dopo l'evidenziazione della volontà papale, ebbene, subito dopo ha prodotto un'inchiesta approfondita, non si capisce come, per attaccare il Bambin Gesù e dire che il Bambin Gesù aveva commesso nel 2011 gravi negligenze. Pensate, hanno mosso, lo dico e me ne assumo la responsabilità,
i soggetti della massoneria internazionale hanno mosso le loro pedine più forti, fino ad arrivare all'Associated Press, che è la più importante agenzia di stampa del mondo, che ovviamente comunica in lingua inglese, a scrivere un'inchiesta contro il Bambin Gesù nelle ultime 24 ore. La risposta a questo gigante infinito, altro che Golia, altro che Golia, è il nostro piccolo sasso di questa diretta di questa sera. Il nostro piccolo sasso. Associated Press è un colosso mondiale enorme. Noi abbiamo questo piccolo sasso di una diretta che sarà seguita anche oggi, credo, da decine di migliaia di persone, che avrà in qualche modo mosso qualche cuore e speriamo prodotto gli effetti presso le persone potenti. Per questo fate un mi piace ora a questa diretta, condividetela sul vostro profilo e invitate i vostri amici a seguirla. Perché questa è la nostra mazzafionda contro uno che non è Golia, è 100 Golia messi insieme. Noi non abbiamo il potere dell'infrastruttura mediatica. Associated Press è l'infrastruttura mediatica per eccellenza, un'agenzia di stampa che fornisce testi, video, immagini, servizi a telegiornali e giornali di tutto il mondo. Dunque, mainstream assoluto, livello mondiale, worldwide. Noi che abbiamo un cellulare e una diretta, altro che mazzafionda. Eppure, se la fionda viene diretta dall'alto, come dice Giovanni Mazzotta, il piccolo sasso può fare, può fare. E come dice Francesco Bernardini, noi abbiamo Gesù. Alessandra Bertozzi aggiunge quella che è la mia definizione preferita: azione e preghiera, ora et labora. Saluto anche Nunzia Conte, saluto Chiara Basile, Rosellina Maria di Luna, Bobac Falamachi. Quindi vi chiedo davvero, condividete la diretta, fate un mi piace e invitate i vostri amici a seguirla. C'è Rita Mariani che dice: noi abbiamo Gesù. Un abbraccio forte a Rita Mariani, che è una mamma che conosce la sofferenza, che molti che seguono queste dirette vengono dall'esperienza diretta, esperienziale, dell'avere a che fare con un bambino diverso, lo chiamano così, lo vogliono chiamare così, che invece è fonte vivificante di gioia e di forza, innanzitutto per i propri genitori e modello di vita per i loro coetanei, per la gioia di vita che sanno esprimere queste persone. Ricordiamoci che un corpo fermo in un ospedale, bloccato dalle macchine, che vive e respira grazie a una macchina, sta muovendo il mondo. Sta muovendo il mondo. Antonio Casini dice: Gesù vuole utilizzarci per la sua gloria, noi andiamo avanti. Noi andiamo avanti. Federico Pieroni è fiducioso. Io sono preoccupato, ve lo dico francamente, il mio stato d'animo è di preoccupazione. È di grande preoccupazione perché ho letto tra le righe dell'atteggiamento del Great Ormond Street Hospital di Londra, purtroppo l'atteggiamento psicologico, mentale, vorrei dire anche politico, che Silvio Viale racconta sul suo profilo Facebook, sboccatamente e vergognosamente contrastante con il nostro spirito, lo spirito che vuole che Charlie viva. E dunque quello spirito mi preoccupa davvero. Saluto anche Emiliano Fumaneri, Andrea Sofer, si firma così, Raffaella Socci, Silvia Mastella, Marisa Azzeni, c'è mia madre da Amsterdam, dove è in vacanza, c'è mamma, c'è Silvia Pardolesi, mia moglie, che a cena con le amiche, ma segue la diretta, saranno contente le amiche. C'è Filippo Conte, c'è Simona Marinosci, c'è Mira D'Angelo, siete davvero tantissimi. Però dobbiamo essere ancora di più, davvero ancora di più, se riusciamo a fare la connessione con più persone possibili, dando un invito a partecipare a questa diretta e ricordando qual è il succo, diciamo così, della diretta di oggi. Il succo è: adesso dobbiamo smuovere il governo britannico, che è lo snodo che manca. Si è mosso oggi il cardinale Parolin, è la grande notizia positiva del giorno.
C'è stata un'opposizione per motivi legali da parte dell'ospedale Great Ormond Street Hospital. Questa è la brutta notizia del giorno, perché l'ambasciatore italiano presso Londra ha certificato che la ragione di questa opposizione di natura legale sono le due sentenze di morte che riguardano Charlie. C'è questo conflitto in corso, ora serve qualcosa che snodi. Che snodi davvero la situazione. Barbara Catania dice: domanda di mio figlio tredicenne che gira ora a te, caro Mario, cosa ci guadagnano quelli a non voler curare Charlie? Signori, non curando Charlie, siccome siamo in una situazione che si chiama di common law, voi sapete che la giustizia nel criterio anglosassone britannico viene erogata per precedenti. Si chiama struttura di common law. Bene, se la struttura di common law assorbe come precedente quello che si può sopprimere, il disabile inabilitato a comunicare, a prescindere dalla propria volontà, questo precedente riesce a far risparmiare ai sistemi sanitari miliardi di euro l'anno. Anzi di sterline in questo caso, e soprattutto costruisce un precedente giuridico che consente una forma di eutanasia che non è più derivante neanche dalla volontà del paziente, ma lo assegna alla struttura sanitaria. Questa dal punto di vista giuridico è una novità incommensurabile e incommensurabilmente pericolosa in un regime di common law. Perché nel regime di common law il precedente fa norma. Spero di essere stato chiaro, quindi, qual è la partita in gioco. Non si è mai arrivati a una situazione in cui in Europa si potesse sopprimere un essere umano a prescindere dalla sua volontà e a prescindere dalla volontà di coloro che determinano e detengono la capacità giuridica nei suoi confronti, cioè i genitori. È un caso che non esiste. Quando si fa il parallelo con Eluana, Eluana ha un caso diverso. Il genitore, cioè Beppino Englaro, era per l'uccisione di Eluana e adduceva come motivazione della propria convinzione che Eluana stessa avesse scritto del suo momento in cui era in vita che se fossero accaduti casi straordinari come quelli che l'hanno riguardata avrebbe voluto essere soppressa. Quindi hanno utilizzato una, diciamo, un'argomentazione giuridica totalmente diversa. Questa volta la soppressione di Charlie arriverebbe senza alcuna volontà del soppresso, evidentemente, ma addirittura in contrasto con la volontà di coloro che detengono la potestà giuridica nei suoi confronti, cioè i genitori. Quindi, per rispondere, Barbara Catania, alla intelligente richiesta, intelligente domanda del tuo figlio tredicenne, la volontà così pervicace di arrivare alla soppressione di Charlie è per creare un precedente che può valere miliardi e miliardi di euro di risparmi per le strutture sanitarie di Gran Bretagna inizialmente e del mondo. Un esempio, proprio poche settimane fa, in Olanda, che è il regno in assoluto dell'eutanasia, come sapete, 350 medici, alcuni dei quali persino sostenitori dell'eutanasia, hanno firmato un documento per dire non si possono sopprimere i dementi. Perché quello che purtroppo sta accadendo nel mondo dove l'eutanasia è diventata legge è che si cominciano a sopprimere le persone a prescindere dalla loro volontà. D'accordo? Quindi il demente... Ricordiamo che la demenza in Italia riguarda 1 milione di cittadini italiani, 1.600.000 dei quali malati d'Alzheimer. Poi ci sono altre 5 forme di demenza senile che portano i pazienti a 1 milione. Bene, in Olanda stanno cominciando a sopprimerli, perché sono totalmente improduttivi e sono un costo per la sanità. 350 medici, alcuni dei quali anche aderenti alle associazioni favorevoli all'eutanasia, hanno detto: no, questo è troppo.
E questo è il nazismo. Allora, capite il presupposto? Rita Mariani dice: se uccidono Charlie, tra poco decideranno anche chi deve nascere. Se non sei sano, non puoi nascere, non produrrai, sarai un costo, quindi devi morire. Esattamente questo, dice Rita Mariani. Ma questo già accade. Ve l'ho raccontato nella prima diretta con i casi del Down Syndrome Free, il progetto danese che ha prodotto ormai appena due nati affetti da sindrome di Down nell'ultimo anno contro 1800 abortiti, o addirittura in Islanda dove da 5 anni non nascono bambini Down. Quindi qual è l'interesse? Perché vogliono queste politiche? Perché queste politiche abbattono i costi di welfare. E come dice bene Nunzia Conte, di questo passo Hitler sarà un pivellino. Esattamente così. Hitler sarà un pivellino. Dipende da noi e dalla nostra mobilitazione, anche di questa sera, battere quelli che Gloria Gallarelli giustamente ha appena definito gente che fanno schifo, sono solo assassini. Federica Lustrissimi dice: solo io ho problemi di connessione, a me la diretta pare molto molto fluida. Se ci sono problemi però segnalatemi. Marco Lobracco chiede il tweet della Teresa May, l'indirizzo Twitter di Teresa May è chiocciola Teresa underscore May. L'indirizzo email al Parlamento britannico è mayt chiocciola parliament.uk. Però se contattate in privato Emanuela Pongiluppi Eleuteri, il nostro coordinamento editoriale, sicuramente riuscirà a darvi notizie più precise. Alessio Maltagliati dice: siete in 400, cosa pensate di fare? Non siamo in 400, siamo 400 in connessione contemporanea in questo istante. Durante l'ora di diretta raggiungeremo decine di migliaia di persone, alcuni seguiranno solo qualche minuto, altri la vedranno in differita, altri la vedranno tramite il canale YouTube. Ma la cosa fondamentale è questa: 25.000 persone mobilitate durante un'ora di lavoro per salvare la vita a Charlie Gard e intervenire oggi, questo è l'obiettivo, sul governo britannico. Nicolò Marino ha già inviato la sua email a Theresa May, quindi può darvi anche indicazioni, potete chiedergli come si fa a mandare questa email e dunque dobbiamo riuscire a costruire questa mobilitazione sempre più evidente addosso a chi ha potere. Ieri è venuta qui a partecipare alla diretta anche Gianna Jessen, che ha detto: We have to be involved in politics. Dobbiamo essere coinvolti nella dinamica politica. E questo è stato, come dire, un timbro al nostro impegno come popolo della famiglia particolarmente, particolarmente caro, diciamo così, a uno sforzo che è davvero molto faticoso, ma che spero possa condurre a frutti importanti. G.P. Orsini parla della carica dei 400, ricordiamoci, 400 sono quelli che sono connessi in questo momento istantaneamente alla diretta. In realtà su un minuto di trasmissione questo si dilata a migliaia di persone, perché poi alcuni si staccano, alcuni vanno a fare altro, quindi il risultato è di grande importanza. Saluto Emanuele Lobue che dice: tutti mobilitati. Claudia Brignoli, Andrea Antonella Serra chiede a Emanuela Pongiluppi di riscrivere l'indirizzo della mail per favore. C'è Marcello Galgani, Maria Regina Cariglio, Anna Maria Bertello, ecco Guido Mastrobuono. Tra l'altro domani Guido alle ore 21 tiene l'ultima puntata del suo Economia e Vangelo, un contributo molto importante allo sviluppo della riflessione complessiva del popolo e della famiglia. Quindi vi chiedo di seguire domani alle 21 la diretta serale di Economia e Vangelo, ultima puntata della stagione 2017 per Guido Mastrobuono. Simone dice: il video di ieri ha fatto 20.000 visualizzazioni, lo correggono, ha fatto 23.200, 23.300, mi pare, quindi numero abbastanza importante. Anche oggi sicuramente siamo arrivati a un numero importante. Vi chiedo
di tenere però con un mi piace e un condividi e anche con un invito ai vostri amici a intervenire oggi alla diretta, a seguirla, invito diretto che potete fare, una possibilità di avere quella che Giorgio, che ha appena scritto, dice è informazione, questa sì che è informazione. Esattamente, questa è l'informazione che dobbiamo portare avanti. Intanto informiamo anche sulle altre iniziative. Giovedì alle 19 a Milano ci sono le sentinelle in piedi, dice Claudia Maria Battaglia. Per questo giovedì alle 19, cara Claudia, se vuoi puoi anche indicare il luogo dove vi trovate con le sentinelle. Saluto Antonella Antonucci, Francesco Ferraro che ci saluta da Ravenna, Marco Graziola dice cosa si scrive nella mail alla May? Scrivete Please, dear Prime Minister, save Charlie Gard's life. È facile. Please, dear Prime Minister, save Charlie Gard's life. Ok? Gard, apostrofo S, genitivo sassone, life, vita. Please, dear Prime Minister, virgola, save Charlie Gard's life. D'accordo? Questo è il messaggio per chi non pratica l'inglese, per chi ha più difficoltà, più agilità, può scrivere messaggi più articolati, però per chi non pratica l'inglese può utilizzare questo testo. Dear Prime Minister, please save Charlie Gard's life. Se Renata Franzolini dice scrivilo per favore. Adesso questo diventa un'impresa, vediamo un po' se riesco a realizzare pure questa impresa. Ecco qua. Allora, please. Adesso la scrivo e faccio il cartello. Vediamo se riusciamo così a dare anche la dizione esatta. Save Charlie Gard's life. Ecco qua. Vediamo se riesco a farlo vedere. È ovviamente al contrario, però se lo ribaltate lo leggete. Please, dear Prime Minister, save Charlie Gard's life. Eccolo qua. Usate please che fa molto britannico, eh? Io il cartello, questo lo dovete ribaltare, fate la foto e ribaltatelo, insomma, eh? Spero che sia utile, eh? Questo save, ho scritto save, save, ok. Allora, scrivete questa frase all'indirizzo inglese, che abbiamo indicato. Siamo riusciti a fare anche questo, ecco, vedo che state riscrivendo. Mi raccomando, mai come in questo momento, però adesso un mi piace e un condividi alla diretta, ma è più persone possibili invitate anche alla diretta, più persone possibili ora prendano questo messaggio semplice e lo invino a Teresa May. Angelo De Salvatore ricorda anche iniziativa sabato allo sportello No Gender a Prevalle in provincia di Brescia. Ci sono tantissime iniziative che stiamo facendo. Guido mi ha invitato alla mia diretta stessa. Quello che dobbiamo fare in questo momento è invitare i nostri amici alla diretta. È importante. Scrivete questa frase anche nei gruppi WhatsApp, ovunque, è la frase più semplice che si possa scrivere in lingua inglese. Please, dear Prime Minister, save Charlie Gard's life. La ripeto in maniera che qualcuno vuole rivedere la frase, la rimetto, eccola qui. Copro pure la facciona, vediamo se si vede, eccola qua. D'accordo? Dovreste essere in grado a questo punto. Però è importante, lo so, la devo far vedere al verso giusto. Questa è l'inquadratura, ragazzi miei. Non è che posso fare il miracolo. Questo poi lo dovete fare voi, fate la foto e la ribaltate. È molto semplice.
Però mi raccomando, soprattutto fate conoscere questa diretta che è in corso a tutti i nostri amici, in maniera che si possa fare una mobilitazione, un mi piace, un condividi alla diretta in corso, e invitate i vostri amici a partecipare alla diretta stessa. L'obiettivo che ci siamo dati in questo momento è dare più segnali possibili al governo britannico della nostra mobilitazione. Dunque, vi chiedo questo tipo di mobilitazione subito, un mi piace, un condividi alla diretta, una capacità di far arrivare a più amici possibili, invitandoli alla partecipazione alla diretta, appunto una connessione a quello che stiamo dicendo. Vi ringrazio davvero molto per le mail che hai dato. Sembra non andare bene, non è così. Le email sono giuste, diciamo così. Utilizzate mail@parliament.uk come principale strumento per la comunicazione. Vedo che moltissimi siete andati a scrivere, è giusto anche questo. Dunque, possiamo a questo punto dichiarare chiusa la diretta, perché altrimenti ci azzeriamo. Non utilizzate Andrea Domenici, ascoltami, quelli che dicono l'indirizzo, utilizzate l'indirizzo mail@parliament.uk. Carmela Gaetani riesce a far condividere in Argentina questo nostro messaggio. Grazie a tutti davvero per questa diretta di questa sera. Inviate le email alle persone che abbiamo indicato, in particolare alla Teresa May. Vi chiedo di nuovo un piccolo sforzo con un mi piace e un condividi alla nostra diretta. Fatemi salutare anche il grande Nicola Di Matteo. Buonanotte a Nicola Di Matteo, nostro coordinatore nazionale. Un abbraccio a Anna Luciano, a Lilli Cossu, a Federico Pieroni, a Romina Giacetti, Francesca Patuzzi ha inviato la mail, saluto Alessandra Bertozzi, Felice Liccardi, Andrea Domenici. Scrivete anche al profilo Twitter di Teresa May, quello è aperto, @Teresa_May, facile facile, lo trovate su Twitter. Mi raccomando, è fondamentale che questa diretta sia conosciuta da più persone possibili. Quindi, per favore, fate un mi piace, fate un condividi, invitate le persone alla diretta. C'è anche Andrea Fratini, uno dei protagonisti del quotidiano La Croce di oggi. Domani c'è un'altra paginata importante su queste argomentazioni sul quotidiano La Croce. Domani c'è Gianfranco Amato sul Corriere della Croce, come c'era oggi, delle riflessioni e degli articoli molto rilevanti. Parliamo anche di immigrazione, che è un tema particolarmente caldo: 101.000 migranti arrivati nei primi 6 mesi dell'anno, 85.000 dei quali in Italia, ed è un tema su cui approfondiremo le nostre posizioni, le racconteremo nelle prossime dirette. Sono argomenti evidentemente complicati, ma non faremo mancare la nostra parola su questi argomenti. Dunque, io vi ringrazio per l'attenzione di oggi. Vi chiedo ancora un mi piace, un condividi alla diretta di oggi, perché credo che abbiamo spiegato in maniera molto chiara la dimensione giuridica delle questioni e anche ciò che materialmente possiamo fare noi. Vittoria Polacci dice: censurato rispetto a cosa? Non ho capito evidentemente rispetto a quale situazione. Saluto Pippo Imbesi, Claudio Brignoli,
Vicente Schiano, Ischia per la vita, ti vola ad Ischia, verrò sicuramente molto volentieri ad Ischia. Saluto Anna Russo, Giovanni Messina, dice chi può scrivere l'indirizzo email. Maria Verita Boddi, la bellissima responsabile del PDF di Padova, dice condividete più volte, esattamente, condividete questa diretta. Saluto Paola Zen, Fabio Massimo Mascolo, la regina non può concedere una grazia, dice Felice Riccardi, purtroppo non è così. Sono sparito per qualche secondo, evidentemente è arrivata qualche censura, ecco quello che diceva Vittoria Polacci. E allora vi chiedo di nuovo il mi piace e condividi alla diretta. Noi ci ritroviamo, spero in questi giorni. Ora, quando ci sono novità, faremo le dirette. Non siamo, diciamo, quotidiani, come anche se negli ultimi 3 giorni abbiamo fatto 3 dirette. Ma l'emergenza ci metteva in condizioni di farlo. È arrivato anche Raffaella Ninolfi, abbraccio il nostro coordinatore campano, Massimo Cherubini, Gabriele Rossi, Matteo Fantuz, che ci conferma che anche la zia di Charlie ha chiesto di scrivere alle persone più influenti in Inghilterra. Stato Gianfranco Marcelli, mio maestro ai tempi in cui lavoravo ad Avvenire per 3 anni e mezzo della mia vita. Grazie a Gianfranco Marcelli di essere qui. Saluto Antonio De Filippo, Antonio Casini, Monica Sismondini, Mari Zan, Marcello Baldini, straordinario nostro eletto a Ravenna. Saluto Marco Lobracco, Maria Pia Pettolino. E allora, un abbraccio a Rosalba Tavella anche. Buonanotte a tutti. Vi chiedo l'ultimo mi piace, l'ultima condivisione alla diretta di questa puntata delle nostre dirette serali del Popolo Famiglia. Per chi vuole l'indirizzo email, scrivete in privato Emanuela Pongiluppi Eleuteri. Saluto anche Raffaella Zanchini che propone una piccola rinuncia domani per questa intenzione, accompagnando questa rinuncia alla preghiera. Saluto Don Filippo Cotroneo. Nicola Di Matteo dice grande Gianfranco Marcelli, su mi invito subito aderito, mi fa molto piacere questa connessione tra Nicola Di Matteo e Gianfranco Marcelli, due miei maestri. Saluto Angelo Palma, Andrea Domenici, Maria Rosa Ferraresi. Giuseppe Brienza ribadisce l'indirizzo di Theresa May come parlamentare britannica. Abbraccio anche a Giovanna Riva, ad Anna Maria Lauricella, a Marcello Faustino. Noi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Da Maria Ninolfi un abbraccio. Seguite domani il quotidiano La Croce, che ha l'apertura sui temi dell'immigrazione, che sono altri temi fondamentali che affronteremo nelle prossime dirette. C'è anche Bobac Falamachi. Buonanotte da Maria Ninolfi. Ci ritroviamo nei prossimi giorni. Saluto anche ad Adamo Creato, che è un fondamentale aiuto al nostro lavoro, e a Renata Franzolini, che dice un caro abbraccio a te Mario, sei fantastico. Siete fantastici voi, avete fatto e state facendo qualcosa di davvero straordinario. Mi avete anche insegnato qualcosa, ve lo assicuro, in queste importanti giornate. Un saluto anche a Guido Pianeselli, Forza Popolo Famiglia, a Faustino Cogliandro, a Pippo Imbesi, a Giovanni Barbaro, ad Anna Cavallo, a Silvana Scuccia. Da Maria Ninolfi, buonanotte a Caterina Contessa che dice, e sono le ultime parole davvero, vogliamo Charlie vivo, vogliamo Charlie vivo, we want Charlie alive. Thank you very much, grazie davvero, buonanotte a tutti.